Buonasera e bentrovati alla terza edizione della TG6. Apriamo con la cronaca, la salma di Fabrizia Di Lorenzo, la giovane 31enne di Sulmona uccisa nella strage di Berlino, è tornata nella sua terra questa mattina alle 11:20 circa, l'arrivo all'aeroporto di Ciampino a Roma e poi poco prima delle 14 l'arrivo a Sulmona. Ci racconta tutto Paolo Renzetti. Alle 13:53 è arrivato il feretro di Fabrizia Di Lorenzo, la 31enne sulmonese morta nell'attentato di lunedì scorso a Berlino. La bara coperta da un lenzuolo bianco, all'arrivo di tutti i parenti, gli amici e di coloro che avevano accolto tra l'altro l'arrivo del feretro questa mattina all'aeroporto militare di Ciampino, dove erano presenti fra gli altri le massime cariche dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è presente anche il Ministro degli Esteri Angelino Alfano, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti e poi per la Regione Abruzzo il Governatore Luciano D'Alfonso e il Sindaco di Sulmona Anna Maria Casini. Tante persone qui proprio nei pressi dell'abitazione di Fabrizia Di Lorenzo, c'è un clima di grande commozione, di grande tristezza per questo Natale, che è un Natale di dolore, di disperazione per questa famiglia ben voluta e conosciuta a Sulmona, che ha vissuto questa tragedia, questa morte di questa ragazza che era partita alcuni anni fa dall'Abruzzo, da Sulmona, uno dei tanti cervelli in fuga del nostro paese per andare a cercare fortuna, in questo caso all'estero. Si era laureata alla Sapienza di Roma con una laurea triennale, aveva poi effettuato altri studi per la specialistica all'Alma Laurea di Bologna. E poi la decisione di andare a vivere a Berlino, una città che amava tanto e dove lavorava da alcuni anni presso una ditta di trasporti. Lunedì scorso questa tragedia con la giovane che si trovava nella piazza di Berlino a vedere i mercatini di Natale, come tanti berlinesi ma anche tanti turisti, quando è piombato questo camion guidato da un tunisino, così è stato appurato poi dagli inquirenti, guidato da questo giovane che ha falciato tante di quelle persone che si trovavano nei pressi, e tra le vittime purtroppo anche la giovane abruzzese. 12 i morti, tanti i feriti, e dunque una tragedia che tocca ancora una volta l'Abruzzo, tocca Sulmona, ma tocca soprattutto il nostro paese. Il 26 si celebreranno nella chiesa di San Panfilo a Sulmona i funerali, a cui ovviamente parteciperà tutta la città peligna e le massime autorità, non solo nazionali ma anche regionali. La ragazza Di Lorenzo, Fabrizia, merita questo ed altro, e ovviamente da parte delle istituzioni c'è la massima attenzione. Sicuramente ci sarà una grande partecipazione. Per il momento sono funerali e basta, a cui ovviamente si accoderanno delle alte autorità dello Stato. E con una nota del Ministero dell'Interno diffusa a tutti i comuni d'Italia, sono state disposte misure di sicurezza passiva antiterrorismo in tutti i luoghi con particolare affluenza di persone. Il comune di Pescara ha già reso note tutte le vie interessate e messo in opera le precauzioni richieste. Francesca Romana Testi. Una nota del Ministero dell'Interno, diramata a tutti i comuni italiani, ha disposto di intensificare le misure di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi sensibili, con particolare attenzione verso le aree di maggiore afflusso di persone durante lo svolgimento di eventi e cerimonie riferibili alle prossime festività natalizie, valutando l'attuazione di misure di difesa passiva al fine di prevenire possibili criticità sia per l'incolumità delle persone sia per l'ordine pubblico. L'ordinanza arriva in considerazione dei recenti episodi delittuosi verificatosi in campo internazionale e che, con effetto immediato, ha visto la collocazione di New Jersey e altri sistemi aventi simili funzionalità nelle vie cittadine più frequentate. Nel caso di Pescara, ad essere sottoposte ad ordinanza sono Corso Vittorio Emanuele II, Corso Umberto I, Viale Regina Margherita, Via Carducci. Per il 31 dicembre, in occasione del concerto in piazza della Rinascita dei Negrita,
Le barriere saranno collocate a partire dalle ore 17 fino alla fine della manifestazione anche in via Regina Margherita in corrispondenza dell'incrocio con via Mazzini, in via Carducci in corrispondenza dell'incrocio con via Parini e in corso Umberto all'incrocio con piazza Primo Maggio. L'ordinanza ha avuto effetto immediato da ieri e sarà conclusa il prossimo 8 gennaio, data di conclusione delle festività. Rispondendo a quelle che sono le esigenze di sicurezza e di tranquillità per i cittadini e gli utenti della città di Pescara in questo periodo particolare di frequentazione, abbiamo ritenuto di dover apporre dei sistemi di sicurezza rispetto a quelle che sono le misure richiamate dal Ministero degli Interni e della Prefettura. Certo, nell'area centrale abbiamo preferito il luogo dei freddi New Jersey, insomma un sistema con delle fioriere in cemento che comunque hanno lo stesso effetto valore di interdire e di limitare per quanto possibile l'ingresso di mezzi di grosse dimensioni. È una misura che sicuramente verrà attenuata per quanto possibile da questo sistema, a cui si aggiungono comunque i controlli da parte della polizia, dei vigili urbani e di tutte le forze dell'ordine. Auguriamo e auspichiamo che sia per noi soltanto un esercizio di attività, di movimentazione e che non debbano essere mai utilizzati per il fine per il quale sono predisposti. 7 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio sprigionato da un braciere mentre si trovavano in un pub di Spoltore. Intorno alle 2 di notte hanno cominciato a sentirsi male. Uno di loro è svenuto cadendo a terra e riportando anche un trauma cranico. Sono stati tutti trasportati in ospedale a Pescara. Dopo le prime cure i 7 sono stati trasferiti a bordo di ambulanze al centro iperbarico di Ravenna. Il monossido di carbonio si sarebbe sprigionato da un braciere che era stato acceso per riscaldare meglio la struttura. Sull'episodio sono a lavoro i carabinieri della compagnia di Pescara e della stazione di Spoltore. Nel locale erano presenti in quel momento una 30 di persone. E trasportava quasi 3 etti di marijuana la giovane donna che nel pomeriggio di ieri, accompagnandosi con un noto pregiudicato, ha tentato di sfuggire al controllo di polizia del commissariato di Atri. Gli agenti in borghese, nel corso di un servizio antirapina a Silvi, hanno notato il pregiudicato salire a bordo della vettura guidata dalla donna, una incensurata di Città Sant'Angelo. Dopo aver inseguito la macchina, questa si è fermata in via Aldo Moro a Montesilvano, mentre il pregiudicato è riuscito a sfuggire e fa perdere le proprie tracce, facendo cadere nella corsa 3 involucri contenenti 280 grammi di marijuana, poi sequestrata. La giovane è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti in concorso. Nel corso della perquisizione domiciliare a casa della donna sono stati trovati altri 2 involucri contenenti cocaina. La donna è ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. E l'Abruzzo ha subito un taglio di uffici giudiziari eccessivo, e questo quanto è stato espresso ieri a Lanciano da Giovanni Legnini, vicepresidente del CSM, intervenuto alla festa per la squilla natalizia dell'Ordine degli Avvocati, che è insignito di toghe d'oro. 25 avvocati con 40 anni di attività. Ascoltiamo. Il destino dei tribunali minori abruzzesi al centro dell'attenzione dopo la prima proroga ottenuta. Ora la minaccia incombe di nuovo e proprio ieri a tornare sul tema è stato il vicepresidente al Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, che già tempo addietro si era battuto per la loro sopravvivenza. Io penso che sia matura il tempo nel quale il Parlamento si pronuncia. So che i parlamentari abruzzesi tutti hanno espresso un orientamento in questa direzione, naturalmente bisognerà vedere se la volontà dei parlamentari abruzzesi diventerà poi maggioranza in Parlamento. Questi uffici, all'approssimarsi della data prevista dalla legge vigente sulla ipotesi di chiusura, soffrono tantissimo. Io penso esattamente oggi nella mia funzione ciò che pensavo quando esercitavo altre funzioni pubbliche, e cioè che l'Abruzzo abbia subito un taglio di uffici giudiziari eccessivo, superiore alla media nazionale. Nel quadro nazionale, spiega il vicepresidente, la media delle chiusure si attesta al 28%, in Abruzzo invece arriva al 50%. Sul caso dei 4 tribunali a rischio arriva anche un'esortazione rivolta a quelli di Lanciano, Vasto, Sulmona ed Avezzano. Penso che Lanciano e Vasto e Sulmona e Avezzano debbano farsi portatore di una proposta.
La giunta municipale di Giulianova ha approvato tre La Giunta Municipale di Giulianova ha approvato tre progetti di manutenzione e riqualificazione delle vie della città per un ammontare di 650.000 euro. Nei prossimi giorni il bando per individuare le ditte che inizieranno i lavori a febbraio. I dettagli nell'intervista al primo cittadino, il sindaco Francesco Mastromauro. La Giunta ha approvato tre progetti definitivi molto importanti per la città. Il primo riguarda via Nazario Sauro. Il progetto definitivo prevede il rifacimento dell'arredo, dei marciapiedi e di tutto quello che insiste nel perimetro che va dalla intersezione con il lungomare monumentale fino all'intersezione con via Le Orsini, via Trieste. Verrà dato un volto diverso alla via principale del Lido, e che si inserisce come un tassello in un progetto più integrale che riguarderà a seguire anche il tratto ovest di via Nazario Sauro. Un altro progetto definitivo è stato approvato e riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche che vanno a individuarsi in un anello che ricomprende tutta la via che da via Simoncini verso nord percorrerà il lungomare fino a via Gasbarrini e poi tornerà indietro su viale Orsini. Questi due progetti che vanno in parallelo saranno di ammontare pari a 250.000 euro. Il terzo progetto riguarda l'eliminazione delle fastidiosissime radici dei pini che infestano il tratto di viale Orsini, ricompreso fra via Gasbarrini e via Ippodromo, e quello di via Curiel, per intenderci, nelle prospicienze della chiesa di San Pietro e Paolo a Lido. Un importo complessivo in questo caso dei lavori di 400.000 euro. Ed ora nel prossimo servizio andiamo ad ascoltare il messaggio di Natale dell'Arcivescovo di Chieti e Vasto, Monsignor Bruno Forte. Qual è l'augurio per questo Santo Natale dalla Chiesa Cattolica? Ma il Natale è sempre un nuovo inizio nella continuità e nella fedeltà al dono ricevuto. Dunque è un evento di speranza e di speranza ne abbiamo tutti enormemente bisogno. Se qualcosa necessita per l'Italia di oggi, questa è la fiducia. La fiducia di reinvestire, impegnarsi, proiettarsi verso il futuro, una fiducia che deve soprattutto convertirsi in possibilità per i nostri giovani, i quali hanno diritto al futuro che molte volte viene loro negato. Preghiamo Dio perché il Dio che viene ci aiuti tutti a cooperare, ognuno secondo le sue responsabilità, per dare futuro ai giovani, per dare futuro di qualità a tutti. Un piccolo messaggio diretto alle persone che sono state colpite invece dal terremoto? Che proprio questa speranza non deve venir meno, specialmente chi è stato così profondamente ferito, deve continuare a credere nella possibilità del nuovo inizio, con l'aiuto di Dio naturalmente, con il sostegno e l'impegno solidale e responsabile delle istituzioni, ma anche delle varie comunità ecclesiali e civili che possono in qualunque modo favorire questa rinascita. Con lo chef stellato Peppino Tinari andiamo a scoprire invece insieme una gustosa ricetta per il pranzo di Natale, gli gnocchi di Solina con ragù di ortaggi. Alfredo Primante. Buongiorno, benvenuti a Villa Maiella. Oggi la ricetta che vi presentiamo per il giorno di Natale sono degli gnocchi di Solina con un ragù di ortaggi e peperone rosso dolce di Altino. Per quanto riguarda l'impasto dei gnocchi, gli ingredienti sono: il pane di Solina l'abbiamo precedentemente tolto la crosta, l'abbiamo fatto tostare in forno e l'abbiamo messo a bagno nell'acqua. Poi abbiamo del formaggio parmigiano, della farina di Solina, delle uova, del sale e un po' di pepe. Poi abbiamo per la salsa l'acciuga, cavolfiori e broccoli puliti, lavati e sbollentati, dell'aglio rosso di Sulmona, una crema di zucca, il peperone rosso dolce di Altino e dell'extravergine di oliva.
Passiamo alla preparazione dei gnocchi. Il pane che abbiamo prima fatto tostare, poi l'abbiamo messo a bagno nell'acqua, viene strizzato e messo dentro una bacinella dove verrà impastato con un pizzico di parmigiano, con della farina di solina, con le uova e con il sale e con il pepe. Tutto l'impasto poi viene fatto riposare per un quarto d'ora, 20 minuti e poi si passa a stendere e a realizzare gli gnocchi. Per la realizzazione della salsa prendiamo una padella, aggiungiamo dell'extravergine di oliva, facciamo leggermente profumare l'olio con l'aglio, aggiungiamo l'acciuga, spadigliamo un po', aggiungiamo un po' di peperone rosso dolce di Altino. Quindi andiamo ad aggiungere gli ortaggi che precedentemente abbiamo sbollentato, mentre invece la purea di zucca serve solo come elemento decorativo per il piatto. Ora passiamo a sistemarlo nel piatto. Prendiamo una passata di ortaggi, sistemiamo i gnocchi a mucchiettini, mettiamo qualche goccia di crema di zucca come elemento decorativo e finire della polvere di peperone rosso dolce. Per quanto riguarda l'impasto dei gnocchi, gli ingredienti sono 125 g di pane raffermo, 250 g di farina di solina, un uovo, 50 g di parmigiano, sale e pepe quanto basta. Gli ingredienti per la salsa sono un decilitro di extravergine di oliva, un mezzo spicchio di aglio, un'acciuga intera, 200 g di ortaggi misti sbollentati, della polvere di peperone rosso di Altino. Allora il piatto è pronto, auguri di buon Natale! Passiamo ora alla pagina sportiva. Il pareggio di Palermo ha ridato speranze al Pescara, un segnale che il gruppo è coeso e che cercherà di risalire la china. Sono improntate a questo messaggio le parole del portiere Bizzarri e del difensore Biraghi, che si è preso la responsabilità del rigore. Ai microfoni di Paolo Renzetti. Ho deciso di prendermi questa responsabilità per cercare di fare gol. Ero convinto e sicuro di poterlo calciare e con personalità sono andato a prendermi la palla e volevo calciarlo io. Ho cercato di non ascoltare nessuno perché l'ambiente era diventato veramente pesante, e tanti fischi, non ho manco sentito il fischio dell'arbitro per farvi rendere l'idea, però mi sono concentrato solo sulla palla, su come è il mio modo di calciare i rigori e niente, poi quando la palla è entrata che ho sentito il silenzio, il primo pensiero è andato a abbracciare tutti i compagni, perché anche chi è in panchina, per far vedere che noi siamo un gruppo unito, siamo un gruppo sanissimo e tutti insieme usciremo da questa situazione. È stato un segnale che noi siamo uniti, che abbiamo voluto esultare tutti insieme, perché il pareggio è segno di grande maturità da parte di tutti, da chi ha giocato, chi è stato in panchina, dal mister, dal presidente, dal direttore, ci stanno sempre vicini, quindi era un modo per far vedere che noi come gruppo siamo uniti, assolutamente siamo un gruppo sanissimo che lotta tutti e rema tutti dalla stessa parte. Noi dopo la figuraccia che abbiamo fatto davanti ai nostri tifosi col Bologna ci siamo riuniti e abbiamo detto che dovevamo dare una svolta in tutto. E oggi credo che abbiamo dato la svolta su tutto, a livello tecnico, tattico, di personalità, che era quella che forse ci era venuta a mancare perché siamo una squadra giovane. E quindi siamo contenti e dobbiamo andare avanti sperando che i nostri tifosi siano dalla nostra parte, perché loro ci servono, perché quando giochiamo in casa è importante il loro appoggio dall'inizio alla fine, poi a fine partita possono contestare, però spero che la prossima partita che giochiamo in casa siano con noi dall'inizio, perché per noi sono importanti. No, dobbiamo ripartire di questa partita, perché venire qua con un rivale così diretto a fare la partita noi, io penso che è stato una buona partita. Ripartiamo da qua, abbiamo tempo ancora, mancano 20 giornate, si possono fare i punti per la salvezza e speriamo del ritorno di Natale di fare il meglio. Questo gruppo è con il suo allenatore? No, questo non ci sono dubbi, diciamo che lui è il che... E chi comanda questa nave ha bisogno
del nostro appoggio, della nostra predisposizione. L'avrà sempre. Io penso che è stato un abbraccio con lui, con tutta la banchina, con tutti i ragazzi che magari giocano in men, giocano poco e che ci tengono a questo gruppo, che ci tengono a questo obiettivo. È chiaro che se noi siamo insieme abbiamo molto più possibilità di raggiungere l'obiettivo. E prezzi popolari per i tifosi del Pescara in vista del match dell'8 gennaio con la Fiorentina, una decisione del presidente del Delfino Daniele Sebastiani arrivata, si legge nella nota, dopo le ultime vicende e incomprensioni e che vuole attraverso questa promozione debellare sul nascere qualsiasi forma di polemica, rivalsa o atteggiamento negativo che vada contro l'unica cosa cara a tutti, il bene dei colori biancazzurri. Biglietti in vendita dalle ore 10 del 2 di gennaio, prezzi dai 7,50 € per la curva e 60 euro per le poltronissime. In Lega Pro, dopo il pareggio a tempo praticamente scaduto per il Teramo, qualche ora di riposo per il Natale, da lunedì pomeriggio di nuovo a lavoro per preparare l'ultimo impegno del 2016 prima della sosta. Venerdì prossimo infatti i biancorossi saranno di scena a Bassano, intanto scotta ancora l'1-1 maturato al Bonolis nella gara interna contro il Lumezzane, a parlare il centrocampista Federico Carraro. Una delusione veramente enorme. Ho visto le facce spogliatoio veramente abbattute, era una partita fondamentale, riprendevamo il Lumezzane, ci sbloccavamo in casa, c'erano tanti fattori veramente importanti, è una mazzata grossa, però bisogna andare avanti, bisogna cercare di rasserenare la testa. Secondo me oggi abbiamo fatto una buona partita, quindi siamo sulla strada giusta. E bisogna ricaricare le pile e cercare di affrontare il Bassano per cercare di far punti. Se siamo in questa situazione di classifica vuol dire che i problemi ci sono, però come ho detto, secondo me è un aspetto soprattutto mentale, soprattutto in casa, però oggi abbiamo fatto una delle migliori partite, abbiamo concesso pochissimo, ci hanno tirato solo dai 20-25 metri, secondo me la partita c'è stata oggi, poi l'episodio finale è una cosa a parte, bisogna essere forse più cattivi, però non so manco che dire, è un episodio. È una situazione di classifica difficile, è normale che se c'hai più punti, se sei messo meglio in classifica è più facile anche gestire il risultato, gestire la palla, è normale. Bisogna avere un pelino più di personalità per cercare di gestire il pallone, cercare di soprattutto anche gli ultimi 10 minuti di tenere la palla più avanti possibile. Non ce l'abbiamo fatta, però poi come ho detto rischi non abbiamo avuti. L'episodio finale è ammazzata proprio a parte, è un episodio che fa male. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione, buon proseguimento e buon Natale.